canto ci ha introdotto il clima che vogliamo davvero conservare, perché questa sera siamo tutti sollecitati a riflettere che cos'è la messa. Penso che molti di noi partecipano alla messa della domenica e mentre ascoltavo pensavo quante volte abbiamo vissuto questa partecipazione con un po' di fastidio. Se la domenica non ci fosse sarebbe anche meglio. E quante volte arriviamo anche alla celebrazione eucaristica con qualche affanno oppure in maniera un po' non preparata. Questa sera ascoltando questi brani musicali di un grande artista come Mozart, io vorrei che ciascuno di noi potesse riflettere su questo aspetto che per me è importante. Dove passa la storia? Noi tante volte pensiamo che i tanti avvenimenti della storia sono insuperabili. Invece, il vero momento storico è nella storia, è la messa. Dove passa la storia? La storia di Dio e la storia dell'uomo, certamente in tanti avvenimenti, ma il momento centrale è la messa. Perché la celebrazione eucaristica, come ho indicato nella mia lettera pastorale, l'oggi di Dio incontra l'oggi dell'uomo. Cioè la storia dell'umanità e la storia di Dio si incontrano nella celebrazione eucaristica. Perché grazie alla celebrazione eucaristica Dio convoca il suo popolo, convoca l'umanità, parla al suo popolo, ma soprattutto si impegna a camminare con lui. E le vicende umane sono chiamate ad essere trasformate in questo incontro tra l'oggi di Dio e l'oggi dell'uomo. Se noi pensiamo al Novecento, pensiamo come lo sforzo dell'umanità, di tanti uomini, di cercare di capire dove è possibile trovare la pienezza della storia, dove trovare la pienezza della nostra esistenza. Tanti tentativi, penso che tutti noi li conosciamo, ma quanti fallimenti? Qual è l'evento che non fallirà mai la storia? È soltanto la messa. Tutto finirà, ma la celebrazione eucaristica mai. Perché, ripeto, Dio ha deciso di incontrare l'uomo, di incontrare la nostra comunità, le comunità sparse nel mondo, di incontrare l'umanità soltanto nella messa. Perché, ripeto, nella messa Dio parla al suo popolo. Ho voluto consegnare questa settimana nel Vangelo il Vangelo di Luca il Giovane che leggeremo nel prossimo anno di tutti, per insegnare alle nuove generazioni che Dio di domenica in domenica ci parla, ci convoca e ci parla, ma soprattutto che la sua parola entra nella vita di ciascuno e l'esistenza umana diventa piena solo partecipando all'Eucaristia. Io vorrei davvero di questa sera, ascoltando il brano di Mozart, seguiremo la messa, quindi avremo l'occasione di poter un po' pensare alle nostre partecipazioni. Non è importante se qualche volta sono un po' superficiali, possiamo sempre migliorare la vita, anzi questa sera siamo qui per migliorare, il Signore ci ha convocati per migliorare. Io sono certo che dopo aver ascoltato in questo clima di raccoglimento, di condivisione fraterna, di amicizia fra di noi, scopriremo e troveremo alla celebrazione eucaristica, soprattutto quella divinità, con questo desiderio. La mia esistenza è piena solo quando vado a messa. Solo nella celebrazione eucaristica io sono pienamente me stesso. Cari amici, l'umanità vuole sapere dove trovare la pienezza della propria esistenza. Nel Novecento ci ha provato, ma non è riuscita. L'umanità ha bisogno di ciascuno di noi che questa sera ascoltando la musica di Mozart, ma poi verificando nelle celebrazioni eucaristiche a cui siamo invitati, verificando, non basta soltanto ascoltare, poi bisogna verificare. Ecco, io vi auguro che dopo aver ascoltato questa sera la musica di Mozart, trovando le nostre celebrazioni eucaristiche, possiamo veramente sperimentare
diventare davvero, durante la messa, io posso incontrare Dio. Il Signore cammina con me, il Signore si impegna a fare la sua storia insieme con me, e la mia storia diventa piena, perché la storia mi sopra con colui che cammina con noi. Nell'Eucaristia il Signore si impegna a camminare con noi. L'abbiamo anche ascoltato una bellissima presentazione in questo concerto, ma vorrei veramente che non sia soltanto un momento estetico, anche molto bello, ma che sia davvero un'occasione per ricominciare domenica prossima il nuovo anno di progetto con questa grande gioia. Dio cammina con noi, e il Vangelo di Luca è il grande Vangelo che ci ricorda, come i discepoli di Emmaus, che Gesù camminava con i discepoli e poi non lo hanno riconosciuto nello spezzare il pane, cioè nella celebrazione eucaristica. Ecco, vi auguro questa sera un ascolto ampio e religioso, pieno di preghiera, per chi potrà, chi vorrà, interiore, personale, ma tornando a casa di pensare alla prossima celebrazione eucaristica domenicale, con questo grande desiderio, voglio incontrare il Signore Gesù che durante la messa mi parla e diventa mio compagno di viaggio, perché lui diventa mio nutrimento per la mia vita e si impegna giorno per giorno a condividere tutte le scelte della mia esistenza. Sarà davvero l'esperienza più bella della nostra vita.